Buonasera, innanzitutto è giusto che io mi presenti. Mi conoscono il campo dei beni culturali, ma certamente non tutti, non ho questa pretesa. Sono Mauro Mattei, sono un chimico esperto di conservazione dei beni culturali e diciamo ho lavorato per 23 anni come direttore del laboratorio scientifico all'Opificio del Betedure e dal 2002 al 2005 invece. Sono passato alla direzione di un istituto del CNR che si chiamava, perché ora è cambiato il nome, Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali. Detto questo, passo subito a presentare il convegno che io stesso ho organizzato. Questo convegno, che ha come nome l'impegno della scienza per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il contributo degli istituti fiorentini del CNR, dell'Università e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Come si capisce dal titolo, proprio è incentrato a esplicitare le ultime acquisizioni scientifiche di quegli istituti che già da decine di anni hanno operato per i beni culturali nell'ambito fiorentino. Quindi istituti, come ripeto, della CNR, dell'Università, dell'Istituto di Fisica Nucleare e anche altri che non sono rappresentati in questo convegno. Questa tradizione di dare attenzione alle problematiche complesse della conservazione, del restauro, delle indagini sulla natura delle opere è maturata in tempi passati. Le radici sono lontane, forse le possiamo trovare nella stessa evento disastroso dell'alluvione del 1966 a Firenze. Quello fu un evento disastroso, ma allo stesso tempo fu un motore, di creare un fermento di contatti con soggetti italiani, stranieri, che direttamente di fronte ai problemi della conservazione e restauro delle opere danneggiate dall'alluvione, maturarono non solo nuove conoscenze, ma maturarono l'abilità di cooperare insieme alla ricerca di soluzioni a problemi difficili. Quindi, da allora, questa tradizione, che fu un'impronta fortissima in Firenze, è rimasta. Dobbiamo ringraziare i primi esempi di questa cooperazione, da parte, per esempio, del professor Enzo Ferroni, del restauratore Dino Dini, che risolse in maniera eccezionale e magnifica il problema della conservazione degli affreschi, ed è rimasta valida tutt'oggi questo approccio. Bene, detto questo, veniamo al convegno che ho anche quest'anno presentato per la settima edizione del Salone di Restauro a Firenze, dell'Arte del Restauro a Firenze. Non è la prima volta che io ho organizzato una sessione, diciamo una giornata di studio che riguardava questi istituti fiorentini. E l'abbiamo voluto fare anche quest'anno, 2020. Poi abbiamo dovuto ridurre i tempi e adattarsi alle necessità, alle limitazioni che imposte dalla pandemia, ma comunque siamo qua con dei contributi che sono presentati online. Dunque, parliamo un po' di questi contributi. Alcuni sono dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, un istituto che è la derivazione di quello dove sono stato direttore io e che diciamo è un istituto più allargato, più numeroso, che è stato istituito da poco, è stato nominato da poco. E quindi un istituto che ha radici anche questo lontane nel tempo. Detto questo, ci sono almeno tre contributi presentati in questo convegno da parte dell'istituto. Il primo riguarda un lavoro veramente multidisciplinare, un lavoro multidisciplinare realizzato con competenze addirittura di storia dell'arte, di architettura, di geologia, di chimica, di biologia, di restauro, perché tutto questo normalmente è coinvolto. Tutte queste competenze sono normalmente coinvolte nelle operazioni di conservazione e restauro, conoscenza, diagnostica del degrado, delle patologie e poi dopo i trattamenti di conservazione. E dunque questa prima tematica, sviluppata da questo ISPC, l'istituto di cui parlavo, nuovo, ha avuto come centro di focus di attenzione una villa medicea importante a Firenze, la Villa Guicciardini. Leggerete o ascolterete meglio
le registrazioni dei vari contributi che sono di queste diverse competenze e che quindi seguono la mia introduzione. Una seconda tematica invece è stata incentrata sempre dallo stesso istituto su due particolari attività della scienza per i beni culturali. Una di queste è la diagnostica. La diagnostica è fin dall'inizio che è stata utilizzata per studiare i beni culturali e il loro degrado, ma è sempre andata migliorandosi perché le apparecchiature, le strumentazioni, le conoscenze sono andate implementandosi nel tempo sempre più. Ovviamente la tecnologia ha messo oggi a disposizione degli strumenti che erano impensabili quando io ero agli inizi della mia carriera. E di conseguenza le conoscenze che ne scaturiscono, i risultati che si conquistano con questi nuovi approcci sono ancora più importanti. E una di queste tematiche è sviluppata in questo secondo ambito. L'altra tematica sviluppata in questo secondo ambito è altrettanto importante. Sappiamo quanto sono devastanti e frequenti i deturpamenti delle opere, delle facciate, degli edifici storici con i famosi graffiti a pennarelli, a spray e così via. È un problema grosso perché molti di questi sono difficilmente reversibili. Non, perlomeno sarebbero reversibili, ma mettendo a compromissione le materie costitutive stesse delle facciate. E quindi non sono applicabili. Uno studio fatto da questo istituto cerca di trovare soluzioni compatibili con questa doppia esigenza, quindi altamente selettivi per rimuovere il danno senza incidere minimamente sulla conservazione dei materiali originali. Un terzo contributo invece ha avuto l'ambizione, sviluppato da un geologo di questo istituto, il dottor Fratini, di far vedere come la geologia, quindi un'attività scientifica, una competenza scientifica, riesce ad aiutare moltissimo l'archeologia, perché tante cose rimangono invece nebulose senza le competenze geologiche. E quindi, diciamo, mette in evidenza questo apporto. E diciamo l'ultimo intervento, bellissimo, peraltro, bellissimo soprattutto per l'innovazione, in quanto è stato presentato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, un istituto che proprio recentemente col concorso di scienziati del CERN, di Ginevra, hanno messo su questo nuovo apparecchio, un acceleratore di particelle portatile, trasportabile. Diciamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che anziché le opere andare all'acceleratore, in questo caso è possibile che l'acceleratore venga alle opere. E questo è il destino di questa nuova apparecchiatura, perché è molto probabile, anzi direi quasi sicuro, che verrà ospitato proprio là dove le opere stanno, in restauro, all'opificio delle pietrature. Io per ora ho finito, vi ringrazio e vi prego, diciamo, di osservare, di vedere tutte queste presentazioni, che sono veramente interessanti, tutte interessanti e molto innovative. Grazie ancora.